Salve a tutti, sono Giovanni e vi cercherò di presentarvi velocemente il brand di prodotti di Seco, società italiana di leader nell'embedded dal fine anni 70, e la Udo è il nuovo nostro brand di board per maker, educational e tutti coloro a cui piace, diciamo, l'artigianato digitale. 5 anni fa è cominciata la nostra avventura, cercando, con l'idea di mettere sulla stessa board, sull'onda dell'emergere del fenomeno makers, un processore in grado di l'esecuzione di sistemi operativi come Ubuntu o Android e un microcontrollore Arduino compatible. Questa è la nostra seconda, il nostro secondo prodotto, Udo Neo. E praticamente è basata su processori AMXX Solo X, processore che ha dual core, un core in grado di eseguire Linux e un microcontrollore Arduino compatible. Praticamente l'idea è quella orientata al mercato IoT, quindi bassi consumi e tutta una vasta gamma di connettività per utilizzare sensori con Arduino o USB, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, camera input, HDMI, pannelli touch, LVDS e così via. 2 anni dopo abbiamo anche realizzato un'altra board, questa volta orientata a un maker più spinto e questa volta basata su processori Intel. Udo X86, X86, disponibile inizialmente in 4 versioni, ma quello che abbiamo visto è che quello che interessa sono le 2 versioni più potenti, ossia basate su Intel Celeron N3160 e Pentium N3710, equipaggiate a loro volta con 4 e 8 GB di RAM. Queste board danno la possibilità di realizzare progetti assolutamente per maker, ma anche nelle scuole, poter utilizzare sistemi operativi come anche Windows e Ubuntu senza doversi più preoccupare di problemi di compatibilità. Uno può installare il sistema operativo che scarica normalmente da Ubuntu oppure le versioni di Windows scaricabili dal sito di Microsoft. Anche qui è disponibile il pinout di Arduino, in particolare è stato montato l'Arduino 101 con tutti i vantaggi che questo comporta e quindi totale compatibilità con librerie e compatibilità con progetti, e allo stesso modo alcune peculiarità di questo microcontrollore, come ad esempio un sistema di reti neurali integrato direttamente in un chip. Ma finalmente siamo anche lieti di annunciarvi l'ultimo figlio della famiglia, ossia 7 giorni fa abbiamo lanciato la nostra ultima campagna su Kickstarter per la Udo Bolt. Che cos'è Udo Bolt? Sulla Udo Bolt abbiamo deciso di montare processori di ultima generazione AMD Ryzen, per la precisione il V1202 e il V1605. Questa board si colloca come high level per le board per makers, che vuol dire che si propone di poter sfruttare tutte le possibilità offerte per esempio da framework di intelligenza artificiale, video recognition come OpenCV o TensorFlow, e allo stesso modo può essere utilizzata per digital signage, applicazioni ad alto contenuti multimediali, in quanto ad esempio è in grado di far funzionare fino a 4 display in 4K. Cercherò di presentarla più in dettaglio possibile, e ad esempio abbiamo il processore principale, che sono in 2 versioni, quindi come detto il V1202 che è un dual core 4 thread a 2 GHz e 3 e un quad core 8 thread a 2 GHz. Punto forte di questi processori sono le embedded GPU, nel primo caso un AMD Radeon Vega 3 e nel secondo caso un AMD Radeon Vega 8. Ovviamente, come vedete, questa volta abbiamo deciso di dare la possibilità all'utente di
scegliere la quantità di RAM da poter montare, fino infatti a 32 GB DDR4. Quale, diciamo, una rapida occhiata alle periferiche. Sulla parte sinistra possiamo vedere due USB-C, un connettore audio completo, a suo fianco i due slot di RAM DDR4. Poi invece sulla parte destra abbiamo sempre un altro connettore audio, probabilmente previsto per un SPDIF che è ancora in fase di definizione, due porte HDMI, due USB-C complete, che vuol dire DisplayPort Alternate Mode, Dual Roll Port e USB Power Delivery. Quindi possiamo alimentare la board, ad esempio, anche tramite uno schermo che preveda questa possibilità, senza doversi preoccupare di utilizzare un alimentatore. Abbiamo a bordo anche una gigabit Ethernet, il connettore standard per l'alimentazione. Nella parte superiore abbiamo, adesso non è montato in quanto primo prototipo, ma un connettore che esporta i pin dell'Arduino Leonardo montato a bordo, e tre connettori Groove della famosa compagnia di sensori, kit di sensori per Mayhertz. Sul retro possiamo trovare, abbiamo la presenza di tre connettori M2 che possono essere utilizzati sia per montare un Wi-Fi e Bluetooth, oppure degli hard disk SATA, o allo stesso modo compatibili con NVMe moduli. E uno di questi è anche disponibile una PCI Express a 4 linee per utilizzare una GPU esterna tramite adattatore. Come ho detto prima, abbiamo cominciato la nostra campagna 7 giorni fa e abbiamo battuto, diciamo, il nostro record personale. In 4 ore abbiamo raggiunto il goal di $100,000. Dopo mi sposto. Dopo 7 giorni siamo a $363,000 e tutti i commenti che abbiamo ricevuto sono positivi, ovviamente qualche dita, ma anche un sacco di suggerimenti. Per questo intanto vogliamo ringraziare tutti i nostri baker per la fiducia e anche per tutti i suggerimenti che continuano a darci. Chiunque volesse dare il suo contributo, ne saremo ben felici. Grazie mille.